Titolo nel mirino, regia, grazie il nostro titolo, lo vediamo comparire. Salesforce, un'impresa statunitense di cloud computing con sede a San Francisco, California, operativa in 36 paesi del mondo, fondata nel 1999, consente alle aziende di ogni dimensione e settore di sfruttare proprio le potenti tecnologie della cosiddetta quarta rivoluzione industriale per avvicinarsi ai propri clienti. Allora, vabbè, insomma, il comparto è ben chiaro, perché hai scelto questo titolo? Per due motivi, uno di carattere operativo e l'altro di semplice analisi tecnica, nel senso che l'analisi tecnica, secondo me, in questo caso segnala dei livelli estremamente precisi e che ben hanno per ora funzionato. A livello operativo, perché invece oggi, a differenza delle altre volte nelle quali abbiamo indicato un titolo, oggi il livello ipotetico di ingresso è pressoché immediato, nel senso che potrebbe essere già da oggi stesso, quindi può essere un titolo nel mirino, ma con un mirino molto ben focalizzato, con uno zoom temporale estremamente stretto, quindi insomma, bisogna monitorarlo proprio fin da adesso, subito, insomma. Sin da oggi stesso. Da oggi stesso. Sì, secondo me sì. Okay. Possiamo partire, se sei d'accordo, con il primo dei due grafici su time frame weekly. Weekly, perfetto. Allora partiamo dal settimanale. La situazione, secondo me, è importante vedere sempre i grafici di lungo periodo per vedere la vita del grafico, a che punto è, se siamo a un livello di crescita, di decrescita, di riprese e così via. Il weekly che abbiamo davanti mostra innanzitutto un trend di lungo periodo rialzista, perché siamo dal 2016 fino a oggi, e questo trend è sostenuto in maniera estremamente precisa dalla trend line dinamica, per dinamica si intende obliqua, che appunto vediamo come è stata testata varie volte, e da ultimo proprio alcune settimane fa, circa un mese fa, in area 160 dollari, chiaramente livello supportivo che ha tenuto in maniera estremamente precisa. E se andiamo a vedere i massimi di periodo, quindi a fine 2021 eravamo quasi a 320 dollari, quindi un trend rialzista che ha offerto uno storno profondo, facendo scendere il titolo quasi del 50%, quindi sostanzialmente si può trattare, comprare a sconto un titolo che comunque mantiene un trend rialzista, quindi è in analisi tecnica probabilmente il livello migliore. E quindi vediamo come i 160 abbiano dato il là per la ripartenza con due settimane di rialzi, e quindi crediamo che questa ripartenza, vista l'area supportiva, possa essere valida e possa proseguire. Okay. Mentre poi nel secondo grafico abbiamo il time frame daily, quindi mentre nel weekly vediamo un po' la panoramica, cerchiamo di capire a che punto siamo nella storia del grafico, scendendo di time frame ci aiutiamo per andare a vedere sostanzialmente il timing. Quindi il weekly ci dice cosa fare e il daily ci dice quando farlo. Il daily mostra come appunto la discesa, che è chiarissima, insomma, il downtrend da fine anno, avesse toccato area 160 dollari. Da lì vediamo come ci siano stati dei volumi importanti e un gap up, quindi un segnale fortissimo, perché un gap è sempre un segnale importante, poi con quei volumi ancora di più. Uh-huh. E poi si è riusciti anche ad andare successivamente nelle ultime 5 sessioni a rompere la trend line ribassista, che era una resistenza, e poi a retestarla, quindi retestarla come supporto, ed è stata validata. E quindi diciamo che abbiamo avuto la discesa, l'inversione con un gap, la rottura di una resistenza e il suo retest. Quindi sostanzialmente io credo che già sopra area 191-192, quindi sopra i massimi degli ultimi 4 giorni, potremmo avere un segnale rialzista, per cui siamo veramente proprio sulla preda, se possiamo usare questo termine. Ok, sì. Ecco, ricordo appunto che è un titolo da osservare fin da subito, appunto, non solo con il nostro mirino, ma con uno zoom. Col microscopio, diciamo così. Esatto, ecco appunto, altro che zoom, ancora di più, proprio microscopio. Perfetto, Salesforce entra a far parte del nostro bouquet di titoli nel mirino, che naturalmente poi potrete ritrovare sul nostro canale YouTube per osservare ancora meglio, e poi naturalmente Enrico è a vostra disposizione.